Saluto alla milizia, ben ritrovati in un nuovo video. E sì, andiamo dritti sparati anche questa volta, perché non si può parlare del mondo di Warhammer senza parlare di una delle prime razze che andò ad abitare questo mondo grazie agli antichi, come ho già accennato nel video di introduzione. E ti è beccate sto ciambellone, che cos'è? Questa è Ultuan. Questa Ultuan è la terra natia degli elfi alti. Elfi alti, meglio noti come Asur, che vivono praticamente nel corrispettivo di Atlantide, ma nel mondo di Warhammer. E chi comanda, chi guida gli Elfi Alti? Beh, chiaramente la nobiltà, perché fondamentalmente le rivoluzioni tecnologiche, industriali e sociologiche ci sono state nel mondo di Warhammer, ma fino a un certo punto. Abbiamo regni guidati da principi che poi faranno affidamento al Re Fenice, che tuttora ha nome Finubar, ma non è presente, diciamo, tra le miniature né tantomeno nel contesto di Total War Warhammer. E le sue armate verranno condotte in battaglia da potenti principi e potenti maghi. Ma anche qui abbiamo il capostipite, il primo Re Fenice, Enarion, col suo drago sempre al comando delle sue formidabili armate. E la storia risale in tempi assolutamente ancora più remoti. Ricordiamoci, esisteva ancora la sinistra in Italia, probabilmente. E tutto questo è stato condito chiaramente da armate splendenti che combattevano le forze demoniache del caos. Ci arriveremo anche a quello prima o poi, con i prossimi video. Garantendo così una pace duratura fino alla sua morte. E qui ce ne sarebbero di cose da dire, ma ricordiamo che questo è un video introduttivo, perché ci dobbiamo focalizzare sulle armate dell'Ultuan. Come possiamo vedere in foto, qui stanno affrontando orde di uomini ratto, meglio noti come Skaven, e le armate dell'Ultuan sono composte prevalentemente da fanteria portentosa, perché come sempre, ispirazione fortissima dall'universo di Tolkien, gli Elfi Alti, riportiamo il nome, gli Asur, hanno una grandissima tradizione militare. Ondate e ondate di fanteria, però ricordiamoci, d'élite, accorpate anche a mostri e unità volanti. Io ho voluto mettere qui un'immagine esplicativa perché, come nel più grande disegno fantasy, gli elfi fanno affidamento sugli arcieri. Arcieri che insieme ai lancieri compongono il nervo delle forze dell'Ultuan, ma vengono accorpati, come abbiamo visto anche nella foto di prima, da cavalleria e mostri volanti, draghi soprattutto, fenici, grifoni e chi più ne ha più ne mette. Insomma, se ti piace ragazzino il drago, ce n'è anche uno col tuo nome. In ogni caso, l'Ultuan, come tutte le altre nazioni, le altre razze e popoli che abitano il mondo di Warhammer, è assediato costantemente e non c'è tregua. I nemici prediletti sono i Cugini Oscuri, ma di loro parleremo assolutamente nella prossima puntata. E ci aspetteranno anche gli Elfi Silvani, che sono i terzogeniti dalla grande stirpe Asur. Tuttavia, la guerra non finirà mai.